Allora ci siamo, siamo pronti? Tutti pronti per questa 21esima sagra delle rane. Steo! Stefano, lo vogliamo qui? Possiamo attaccare? Vai, vado? Vai. Andiamo con l'inno? L'inno delle rane. Lo aspettiamo. Questo l'abbiamo registrato qualche anno fa. Quello di San Ponzo è un piccolo paese, quello di San Ponzo è un piccolo paese, ma la Prodotto riesce a far festa tutto un mese, la Prodotto riesce a far festa tutto un mese, ad aprile la sagra inizia già, ad aprile la sagra inizia già, pancia piena di vino era la volontà, pancia piena di vino era la volontà, in cucina edizione della Sagra delle Rane di San Ponzo, ormai rinomata e conosciuta in tutto Canavese e fuori da Canavese. È un grande ritorno, un grande ritorno, grazie a tutti i volontari, bella festa. Io sono dell'idea che la festa si fa con le persone giuste, se le persone sono giuste la festa viene bene. Prima serata tantissima gente e, come hai detto, tanti volontari. Sì, in effetti è vero, tantissime persone sono intervenute e ancora di più ne abbiamo mandate via, purtroppo, sperando che nei prossimi giorni siano presenti, magari a modo loro. Rane, ottime rane, ma non solo, e poi musica e divertimento a go-go. Sì, rane e non solo, lo sottolineo, resta comunque il fatto che la nostra è la festa delle rane. Anticamente San Ponzo è chiamato il paese dei raner, ragion per cui perché non venire a trovarci? Durerà fino a quando? Un accenno sul programma? Durerà fino al 30 del mese di aprile, con una serie incalzante di avvenimenti, tra cui il 23 di aprile, il 25 di aprile, con dei raduni motoristici di trattori, fuoristrada, moto d'epoca, passerelle cinofile, perché no? Passateci a trovare. Come ogni anno tantissimi volontari impegnati, è veramente bello, entusiasmante, però appunto è un gran lavoro organizzare la sagra. Assolutamente sì, senza i volontari la sagra non avrebbe modo di esistere. Quest'anno tanti giovani, è bello vedere il cambio generazionale perché gli anni passano e abbiamo bisogno anche di loro. Rane e non solo, accontentiamo tutti, bambini, grandi, chi mangia le rane e chi no. E ne abbiamo per tutti, veniteci a trovare, vi aspettiamo. Musica e bar aperto tutta la sera. Certo, assolutamente sì, quest'anno doppio, abbiamo due capannoni, uno per mangiare e uno per ballare e per intrattenere i nostri amici, almeno così accontentiamo tutti e diamo spazio anche a tutti di gestirsi e di organizzarci al meglio. Facciamo ancora un appello, invitiamo ancora la gente. Cosa dire, i fatti parlano da sé, continuiamo a mandare via gente, noi vi ringraziamo col cuore, gente che telefona, addirittura abbiamo tre pullman che arriveranno dalla Valle d'Aosta, abbiamo dei signori che sono venuti da Biella, dal Vercellese, tantissima gente zona di Torino e non ci aspettiamo, non sappiamo neanche noi renderci conto del successo di questa festa, ma ne siamo molto orgogliosi. Per il nostro piccolo paesino e sembra impossibile che dobbia contenere tutte queste persone.